Guarda qua, sbrigati. Ragazzi, è davvero tanta roba, eh. Madonna, ragazzi. Sbrigati. Sembra la pancia di Homer Simpson. Un po' sì. Guarda, a 50 gradi praticamente la bistecca inizia a sudare e ti rimane tutto grassolino. Che meraviglia, che meraviglia. Questo è il controfiletto. Intingo? Yeah. Vai. Bam! Che mina cosmica! Amici di Braciami Ancora, non potete capire dove sto. Innanzitutto sono a Milano, ma questo, che apparentemente potrebbe sembrare un anonimo cortile di uno dei tanti palazzi di Milano Centro, in realtà non è anonimo per niente. Non è anonimo per niente per due motivi, perché oggi arriviamo noi di Braciami Ancora con sbeghete 2,2 kg di manzo mare in mano, e poi perché sto andando da un'amica, più che altro da un mito, da una persona che stimo tantissimo, sto andando da Sonia Peronaci. Voi direte, chi è Sonia Peronaci? E mo vi spiego, seguitemi, perché addirittura c'ha una factory, un posto pazzischissimo. Andiamo, eccolo lì, il cartello dice chiaro, sono arrivato. Sonia mi ha detto, entra in fondo a destra. Ah, la faccia, che posticino, guarda qua. Dovete sapere, ragazzi, che la factory di Sonia Peronaci, io l'ho vista solo su internet, sui video su YouTube o sulle sue storie di Instagram. Vederla da vivo è tanta roba. Scusa, Sonia, dove sta? Ciao, Michele, bracciami ancora, sono arrivato. Perfetto, o che c'hai in mano, fa vedere? No, è marmellata. Ah, è marmellata, no, quella dopo, la marmellata per colazione, ciao. Scusate, avete visto Sonia? Buona, qui si lavora, vedo. Ottimo, grazie, scusate. Eccola, eccola là. Sonia cara, sono arrivato. Ciao Michele. Ben trovata, cara mia, ciao. Mi fa estremo piacere di venirti a trovare. Hai grazie. Tirato su una baracca bellissima. Io vado a intuito. Qua sarà entrata un sacco di roba da mangiare, no? Ma tanta roba, tanta roba. Ma roba del genere è mai entrata? No, una ciccia così bella, due mai. 2,2 kg di mare in mano sono mai entrati? No, mai. Bene, la cuciniamo insieme oggi? Assolutamente. Mi dai una mano? Certo. Benissimo, perfetto. Ragazzi, famo a capire se avete capito dove stiamo. Siamo nella Sonia Factory e lei è Sonia Peronaci. Mo' vi racconto qualche aneddoto su sta donna, ragazzi. Tu hai fondato già lo Zafferano quando? Nel 2006. Tu devi sapere una cosa, adesso arrossisci. Io in camera c'avevo il poster tuo, ok? Ai tempi dell'università, no? C'avevo una stanzetta appartata, insomma, e ogni volta che invitavo una, dicevo che gli cucinavo, perché già avevo capito che cucinare significava rimorchiare e concludere la serata bene. Donnavo su già lo tutelano. Oh, ogni ricetta ci cascavano. Solo una non c'è cascata, era vegana. Infatti l'ho mandata. Ma anche la moglie, no. Hai accalappiato in questo modo? La moglie te lo dico in privato come l'ho accalappiata. Okay. Comunque, ragazzi, sono qui per un motivo. Uno, fargli vedere il Sonia Factory, posto pazzeschissimo, madonna mia, io mia residenza qui. Ma il secondo motivo è che una delle domande più frequenti che mi fate è: Michele, come posso cucinare un bisteccone XXL nella cucina di casa? Ecco, io sono venuto oggi da quella che ritengo essere la regina dei fornelli di casa, perché la cuciniamo insieme, così famo vedere. Ok, va che bene? Semplice, tra l'altro. Direi no? Che iniziamo, no? Iniziamo. Perfetto, grazie a Timanzo che mi ha mandato sta robetta, belle bestioline che pascolano in maremma. Dunque, intanto la apriamo, cara mia, la facciamo respirare e ce la vediamo da vicino, sta bella carne. Oh. Ascolta, bisogna tirarla fuori dal frigorifero un po' prima? Ma sì, un'oretta prima tiratela sempre fuori dal frigo, che vai. Male non fa. Così piano piano inizia a entrare in temperatura, anche se per bistecconi del genere, ragazzi, adesso vediamo, vedete quello che andremo a fare. Guarda qua, sbeghete, ragazzi, è davvero tanta roba, eh? Questa spaventerebbe anche i più bravi chef stellati. Guarda che bella marezzatura. Questo è il grassetto. Come dico sempre io, non è grasso, ma è sapore. Ragazzi, io sono poi emozionato, perché spiegare a Sonia, cioè dare indicazioni a Sonia su un bisteccone del genere è no, come andare a casa di Cristiano Ronaldo e gli dici: guarda Cristiano, si palleggia così, capito? Sono felicissimo. Vai. Gli diamo un'asciugatina e poi facciamo la cosa più semplice sulla faccia della terra. La mettiamo in forno per un paio d'ore a 60 gradi. Credo che in questa meravigliosa Stamberga un forno ci sia. Sì, okay. Lo troviamo. Togliamo le goccioline di liquido rosso, che non è sangue. No, liquido rosso. È liquido rosso. Il rosso è dato dalla mioglobina, che è il colore della proteina. Qua? Non male. No, bella è veramente roba, molto bella. Filippo di Timanzo ci ha davvero mandato un bel prodottino. Grazie Filippo. Quindi Sonia cara, praticamente l'inizio è molto facile. Si schiaffa in fondo, vai. In piedi? In piedi, così.
a 60 gradi per due ore. A 60 gradi per due ore, perché poi i 60 gradi sono indicativi della temperatura che gli vogliamo far raggiungere, no? Mm-hmm. Temperatura interna, però poi quello lo vediamo in seguito. Ok. A te l'onore. Va bene, va. Vado. Sonia, questo è il forno, giusto? Sì, il forno. Perfetto, è 60 lui. Gradi, ci stiamo. Ci dentro. Siamo. Vai. Dentro. Metto vabbè. Sotto qui? Sì, sì. Vai. Ciao ragazza, ci vediamo tra un paio d'ore, va? Chiudo, olè. Cara Sonia, c'è la parte più bella di mm-hmm. questa ricetta. Io sto con le braccia conserte e tu mi inventi un contorno da metterci. Va bene. Per tempo non ci manca. Qui il posto mi sembra che lo dovresti conoscere. Mi rimetto a te, che mi fai tu? Me lo volevi dire? Io ho detto no, non me lo di. Voglio che sia una sorpresa. Mm-hmm. Che me prepari? Che ci mettiamo accanto? Allora, ti preparo un purè rustico che è molto molto particolare. Bene. Anche di patate al forno che diventano croccarelle. Poi le togliamo, le schiacciamo perché devono essere metà a metà e aggiungiamo altri ingredienti. Ragazzi, non so voi, ma a me già l'idea del purè rustico mi piace. Al lavoro! Al lavoro! Oh, praticamente io ho preso la palla, l'ho messa in forno e molto ho ridato a te la palla. Hai visto? Ah, allora, prendiamo ste patate. Tu te la sei capata con poco, io ho messo la bistecca in forno. Vabbè. Facile, però è facile, dai. Ma tu che facevi prima di iniziare già lo zafferano? A commercialista. Ah, poi sei guarita praticamente. Poi mi sono pentita. Ah, eri malata dall'inizio e poi sei guarita. Brava, mi piace. Eravamo in due a essere malati, io e il mio compagno, perché in realtà poi insieme abbiamo fondato. Siete guariti insieme, la terapia di coppia avete fatto. Esatto. Ok, perfetto. Siamo guariti insieme. A forza di magnate. Brava, mi piace. Quante ricette hai fatto in vita tua? Ma un 10.000 le ho fatte tutte. E il bisteccone così non hai mai fatto? No. Che figata, mai la fatto. Prima volta, ragazzi, quando mi ricordo. Sono felicissimo, tu poi capi. Ma perché mi sa che te sto deconcentrando. Poi c'è... No, dai, per così poco no. Sbollentate, le abbiamo sbollentate. Le abbiamo anche ben scolate. E mo? Adesso le mettiamo nella teglia. Ten. Le condiamo. Mm. Non completamente, perché poi dopo, quando saranno belle rosolate, aggiungeremo il resto. Quindi olio, sale, pepe, olio. Aglio e un po' d'origano. Yeah. Ok. Butta dentro. Buttiamo dentro, così. Mm. Un po' di origano. Oh, comunque, senti, ma te capita pure a me, quando sono cotte, la patata e l'aglio praticamente, se non ci stai attento, sì. In 6 volte ho fatto scappare la gente perché non mangiavo l'aglio al posto della patata. Adesso va in forno a 180-200 gradi per 20-25 minuti. Perfetto. Quando cominciate a vedere che fa delle belle crosticine dorate, lo togliamo. Siamo, vai. Vado. Qui ragazzi bisogna aspettare che le patate diventino purè, insomma stiamo aspettando i 25 minuti, famo sempre un po' affari di Sonia. Erbe, aromi, voi leggete voi. La cucina di Sonia Brunacci, questo mi piace, è molto scippo. È l'ultimo libro. È l'ultimo, molto scippo. Chi è questa? Alice Balossi. È una ragazza che ha fatto Bake Off. Ammazza, sta accanto a te nel punto cruciale della Factory. Deve essere una forte, oh. Vabbè, ma se ti regalo un libro mio, ce lo metti qui. Ma certo. Davvero? Ce l'hai? Mamma mia, è molto comando, porca miseria, lo so scordato. Però ce l'ho, te lo mando, va bene? Zan. Dunque, l'aglio ancora si distingue dalle patate, quindi per ora andiamo bene. Adesso che fai, so? Facciamo una maionese al pomodoro. Quindi semplice ma sfiziosa. Semplice ma sfiziosa. E che è un po' la tua cifra, no? Esatto. Semplice ma sfiziosa. Quindi replicabile soprattutto. Sì. Replicabile. Facilissima. Pomodori, ovviamente è da fare con i pomodori quando è la stagione, no? Del pomodoro, che sono buoni, altrimenti potete aiutarvi con un po' di concentrato. Ok? Per dare un po' di... Gli dà lo sprint. Ovviamente li mettiamo a sbollentare, diamo la stessa acqua delle patate che facevo, la buttavo. No. Quindi li sbollentiamo perché poi dobbiamo stellarli, ok? L'acqua della patata sempre sia lodata. Oh, poi questa la utilizziamo per lavarci i piatti, per lavare certo. Le teglie. Non si butta niente. E dopo, se avanza, anche per le piante. Mi pare giusto, brava, ottimo. Oh ragazzi, la pelatura dei pelati ve l'ho tolta perché sennò è la cosa più noiosa sulla faccia della terra, sennò sembrava che eravamo tornati allo studio dei commercialisti. A fare no? 7.40. Esatto. Meglio di no. Ok, eliminiamo un po' di parte acquosa. Ah, la togli la parte sì. Acquosa. Il pomodoro è ricco di licopene. Il licopene è una sostanza anticancerogena, ragazzi, bisognerebbe mangiarne a tonnellate. Quindi la maionese al pomodoro o la maionese al licopene mi piace da morire. Al licopene, vedi? Quante cose che sa quest'uomo. Sì. Nel frattempo assaggiamo sto licopene che abbiamo scartato. Ah. Beh, due stagioni, buono. Anche avrà il suo perché, sto licopene. Allora,
Maionese al pomodoro. Abbiamo sbollentato il pomodoro, tolto la pelle, tagliato a pezzetti e abbiamo eliminato la parte un po' più acquosa. Abbiamo pure detto che fa bene il pomodoro. Fa benissimo. Mangiate pomodoro. C'è l'icopene, abbiamo detto, quindi. Vedi, bravo, hai studiato, mi piacciono. Gli allievi come te mi piacciono. E vai. Subito capisco. Colgono. Poi mettiamo un po' di senape di Digione. La senape di Digione. Subbracciami ancora, assaggiamo così so. Ah, bene. Ah, senape di Digione c'ha quel che... Cazzo, mi mangiare solo questa. Ha una sferza. Mi raccomando. Poi. Allora, ci metto un po' di paprika, se vi piace piccante la potete... Quella sempre. Ok. Poi un goccio di succo di limone. Ci metti il succo di limone? Yes. Ah, vedi che tattica. E poi un po' di aceto di mele, che è un pochino più delicato rispetto agli altri aceti, ma ognuno può fare quello che vuole, ovviamente. Adesso frulliamo tutto aggiungendo a filo l'olio. Il filo d'olio. E il filo d'olio, che poi è un filo bello lungo. Sonia! Ehi! Mi sa che sono pronte le patate, vieni a vedere. Vengo? Belle scure, mamma mia, queste fanno crunch a crunch. Perfetto! Ma ecco. Sei sicura che ci vuoi far pure anche se potevo mangiare così, mamma mia, a bocca del fuoco. E no, ti devo far vedere come si fa il pure rustico. Sì. Eh sì. Vabbè, io mi mangiare così, buone. Cara Sonia, io ci infilerei il dito alla burina, ma non posso perché poi questa ce la mangiamo tutti insieme, non può fare brutto. Già vedi quello, ci ha messo il dito. Quindi esatto. Facciamo così. Poi, una volta che abbiamo messo il cucchiaio, famo così. Ok. Buona. Delicata. Si sente il limone, si sente il pomodoro. Dice, te credo, è fatta col pomodoro che il limone. Adesso dobbiamo fare il purè. Allora, questa la mettiamo in una ciotolina. Anzi, mettiamola in frigo per adesso. Non se ne accorge. Purè. Allora. Ah, stai masticando. No. Sento un crunch. Togli l'aglio, era buona, comunque la patata era buona, scrocchiarella, mi piace. Questo che roba. Ah, lo schiaccia patate. Esatto. Ah, vedi. Quindi andiamo a schiacciare le nostre patate in modo molto rustico, perché è un purè rustico, abbiamo detto, no? E quindi noi nel purè sentiremo sia la parte morbida della patata, sì, sia la parte croccante. Sia la parte croccante. Ah, mi piace, è speziosa come idea, facile. Sì, è facile e molto buona. E ora? E ora, goccia d'aceto. Che aceto è? Questo è aceto di vino bianco. Aceto di vino bianco, ok. Sì, però anche qui potete usare quello che vi piace di più in base al gusto che avete. Uvetta, che io ovviamente... Ci metti l'uvetta. Uvetta, ah, certo. Vedi questa, ci mette l'uvetta. Ci mettiamo l'uvetta. Ah, ma ce ne metti a go-go, ce ne metti tanta. Sì, ce ne metto tanta perché mi piace che si senta un po' di, dolce, agrodolce. L'uvetta. E poi un filo d'olio. E vabbè, quello ci sta. Ammazza la storia, va. Vediamo... Signori, vediamo Sonia che olio usa. Vediamo se lo indovini. A garganella? Vediamo se indovini. È delicato, ma è buono. È pugliese. È pugliese. È pugliese. Ma che è quello che sta lì, nascosto lì? Olio extravergine muraglia? Esatto. Antico frantoio? Esatto. Io dimo brama muraglia? Oh, a muraglia, bravo, è buono sto olio, buono. Vabbè, direi che possiamo proseguire. Se stessimo a MasterChef direbbero che è un mappazzone. Ma a me, cara Sonia, i mappazzoni mi piacciono da morì. Di quello che dicono a MasterChef fondamentalmente non me ne può fregare di meno. Vado. Vai. Vado. Oh, ma lo sai che l'aceto e l'uvetta ci stanno bene? Ci stanno bene. Non l'avrei mai detto. Perché spezzano. Brava. Sei una giovane promettente. Giovane, va bene. Secondo me, ragazzi, avrà futuro. Ma ancora 43 minuti mancano. No. E voilà. Ah, vedi. Eccoci qua. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Tiè, ha pure suonato. Hai capito? Aprimo e cominciamo a ballare. La Sonia, metti il naso. Mamma mia. Che senti? Che profumo. Senti un po' di burro. Sì. Proprio buono. Una virgola di panna cotta. Anche. Questo è l'odorino, il profumino del grasso quando inizia a sciogliersi lentamente. Madonna ragazzi, che meraviglia. Sbeghete, guarda qua. Mamma mia. Eccolo qui, il nostro bistecconi. Mamma però, mia. Come prima cosa, cara Sonia, sì? Io mi metto un guanto, ok? Allora.
Ma come? Beh sì, io devo accontentare due partiti, il partito senza guanto e il partito certo. del guanto, quindi me ne metto uno solo. Vai. Allora, guarda qua che meraviglia. È stata 2 ore in forno fondamentalmente perché i 60 gradi che abbiamo messo doveva essere la temperatura che raggiunge la carne, ok, mm-hmm. al suo interno, perché è praticamente tecnicamente molto difficile e molto complicato cuocere un bisteccone del genere in casa sopra una bistecchiera. Certo. Il motivo del forno è quello. Così all'interno questa bistecca, guardate qua dentro, sta intorno ai 50 gradi. Quindi mm-hmm. la temperatura perfetta per la cottura al sangue. Però guarda che consistenza che è. Posso? Sì, sì. Guarda, morbiduccia, morbiduccia. Sì. Sembra la pancia di Homer Simpson. Un po' sì. Guarda. Poi c'è l'amarezzatura che la rende morbida, morbida. Guarda, se la strizziamo esce pure la goccetta di grasso. Guarda il grasso com'è. Come dite qui a Milano? Sbroffa. Sbroffa. Voce del verbo sbroffare. Guarda, guarda, vedi. Mm-hmm. Tutta bella, molliciosa, guarda che meraviglia. Io lo sai che mi emoziono ancora. Ti emozioni? Io mi emoziono quando vedo queste cose. A 50 gradi praticamente la bistecca inizia a sudare e ti rimane tutto il grasso in mano. Mi è piaciuto morire. Questa è una delle parti che preferisco. Io immagino. Quando giro questi video. La adagiamo sulla piastra. Alle massime potenze. Esattamente, per qualche minuto. Fuoco alle polveri e proseguiamo con la cottura. Va bene. Fornello a induzione, quindi è perfetto. Cioè, stiamo replicando le condizioni di tante cucine, delle certo. persone che ci guardano. Cucine normalissime. Forno, la piastra a induzione, la bistecchiera praticamente. Vado. Vai. Pam! Facciamo assorbire. Mmm, che profumo. Mamma mia, ragazzi. Tanta roba, ragazzi, davvero tanta roba. Guarda come friggiucchia, che meraviglia, che meraviglia. Sonia, guarda qui, mi hai dato una bistecchiera perfetta. Ah, sì? Perché si sta cuocendo sul suo grassetto. Ah, che bello. Qui se avessimo avuto le braci sotto sarebbe stata una fiammata continua. Che profumo poi rilasciavano. Esattamente, però vabbè, ti posso assicurare che ci toglieremo delle soddisfazioni anche così. Mm-hmm. La schiaccio un po'. La schiaccio un po'. Esce un po' di grassino. Esattamente. Wow, guarda un po'. Bella. Come si è imbrunita bene. Per noi italiani questa bistecca con il tagliattino la definiamo una fiorentina. Ok, la bistecca fiorentina o taglio la fiorentina. Gli americani invece, che sono più, gli piace andare più in profondità con le cose, hanno fatto 2 divisioni. Questa è una T-bone, altrimenti quando vedete quei filetti enormi che fanno così, sbarebem, per gli americani è una porterhouse. Ah, okay. Ok, quindi la stessa, noi la chiamiamo sempre bistecca alla fiorentina, gli americani fanno una doppia divisione. Mm-hmm. Quindi noi ci stiamo sparando una T-bone. Ora, altro lato. Ragazzi, per favore, quando fate questa operazione non parlate di sigillatura della carne, non è una porta che bisogna sigillarla, ok? I liquidi non scappano se non la sigillate, noi abbiamo ancora questo retaggio degli anni 80 che bisogna sigillare, no, non lo utilizzate questo termine, è tecnicamente sbagliato. E ora la cuociamo sulla parte del grasso. Oh. Siete pronti, ragazzi? Occhio agli schizzi, eh? Sbaglio. Aspetti qua. Guarda che cosa è venuta fuori, mamma mia! Beh, il profumo è qualcosa di... Guardate, ragazzi, noi l'abbiamo davvero messa sulla bistecchiera un minuto per lato, praticamente, ma ci ha aiutato molto il fatto che stesse in forno da prima. Certo. Perché adesso la apriamo e sarà sicuramente rosa. Ok. Guarda come viene via, guarda che meraviglia. Guarda qua. Siete pronti? Questo è il controfiletto. Questo è il filetto. Il filetto al dipendente più bravo. Va bene. Ok, esatto. Facciamo cuocere e adesso facciamo tanti bei pezzetti. Tanti bei pezzetti. Uno. Com'è? Bene. Tiepidina, bene. Fosse per me, cara Sonia, io me la mangerei già così. All'interno sono praticamente 50 gradi, si potrebbe già mangiare, mm-hmm. ma noi la riscottiamo un altro po', così gli diamo la cottura che è leggermente sopra la cottura al sangue. Tu okay. come la mangi di solito? È come la stai facendo adesso. Ok, perfetto, vai. Mentre Francesco la mangerebbe così. Mi pare giusto. 2 3
4. E adesso lo giriamo con questo. Oh ragazzi, mi raccomando, seguite la stagione promettente che su YouTube spacca le danze. Ma lo diciamo che non sono più in giallo zafferano, ma che c'è Sonia Peronacci.it? Ah, pensavo fosse sottintesa, però diciamolo, ripetita aiutant. Non ho mai capito perché mi avessero rimandato in latino tutti gli anni. Adesso abbiamo capito noi perché. Ripetita aiutant, quindi Sonia ragazzi non è più giallo zafferano, ma è Sonia. Ma sono per la nasci.it. Ecco qua. Allora, io abbiamo messo, diciamo, il purè rustico, sì, la nostra maionese al pomodoro. Adesso mettiamo un po' di ciccia. Qui c'è, guarda, qui c'è il controfiletto e qui ci mettiamo gli straccetti di filetto. Assaggia un po'. Grazie. Io amo sempre fare due assaggi. La prima senza sale. Si scioglie in bocca. La qualità c'è. La seconda generalmente metto un pizzico di sale. Prendiamo un po' di sale, di fiocchi di sale. Quindi questi? Beh, io sono pro sale. La mangiamo tutti insieme in redazione, va bene? Decisamente. Però prima voglio fare una cosa, ragazzi. Voglio prendere un pezzetto del filetto. Intingo? Vai. Intingo. Anch'io. Bam! Che mina cosmica! Che mina! Mortacci quanto è buono! Amici di Braciami Ancora, grazie a Sonia che ci ha ospitato nella sua meravigliosa factory. Presto tornerà a fare eventi, quindi seguitela su tutti i social, perché farai una call to action e arriveranno tutti i barbari di Braciami Ancora. Ok! Ma li riconosci, ok? Ti riconosci, vanno dritto al sodo. Vi ho fatto vedere come sia relativamente semplice fare un bisteccone XXL in casa. Alla fine serve un forno, una piastra, andate su soniaperonacci.it così vedete le ricettine di qualche contorno sfizioso. E questo è tutto, più facile di così non si potrebbe. E ragazzi, un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi. Ciao! Ciao! Ragazzi, se ne sono andati via tutti, posso finalmente fare quello che mi piace di più. Livorare l'osso. Ciao.